Ricordata come la mamma dei poveri primo aprile, il primo aprile, contagiata da un attacco di tifo, moriva a 41 anni donna Livia Casardi Bonamici, mamma dell'ammiraglio Ferdinando Casardi. Livia Casardi Bonamici era nata a Napoli il 12 agosto del 1860 dal maestro di musica Ferdinando Bonamici e da Maria Pagliocchi. Orfana di madre sin dall'età di 4 anni, Livia si trovò a fare da mamma alle sorelle minori sviluppando un alto senso di responsabilità e maturità. L'incontro con il barlettano Oronzo Casardi segnò una svolta per la sua vita, a 24 anni si sposò e si trasferì definitivamente a Barletta. Livia Casardi ebbe 3 figli, Francesco, Ferdinando e Maria. Dal carteggio, che intrattenne con la più piccola, emerge una personalità di mamma forte ma allo stesso tempo affettuosa e comprensiva. Da cattolica devotissima Livia si recò a Roma in pellegrinaggio in occasione del giubileo del 1900. Fu una delle pioniere nel campo del volontariato, si dedicò molto agli ammalati, benemerita del sottocomitato della Croce Rossa, socia del patronato scolastico, instancabile promotrice di numerose iniziative di beneficenza. Quando Don Francesco Scuro, costituì l'associazione di S. Vincenzo De Paoli, figlia di Maria, donna Livia ne venne nominata responsabile. Non amava la mondanità, i viaggi e il lusso e questo le valse molte critiche, i familiari la secondavano ma non sempre giustificavano alcuni suoi comportamenti. Oltre al sostegno morale bisognava pensare anche ai bisogni materiali di molte famiglie e donna Livia non si tirava indietro arrivando a tassare il marito e il cognato, girando per fare la colletta per le case agiate. In quegli anni imperversavano alcune malattie contagiose considerate letali, come il tifo. Nel gennaio del 1902 un'epidemia di straordinaria violenza colpì la nostra città. I primi ad essere colpiti furono proprio i sanitari, le suore e i sacerdoti, tutte persone a stretto contatto con i malati, la gente spaventata abbandonava i familiari infetti e donna Livia, insieme a pochi altri coraggiosi, sfidava il contagio. Secondo le testimonianze di alcuni, fu proprio allora, che dalla gente, che assisteva, a Livia venne dato il soprannome affettuoso di mamma. Ma il tifo non risparmiò la gentildonna, che il 1 grado aprile del 1902 morì nella sua casa dopo aver espresso il desiderio di essere seppellita con l'abito delle terziarie di San Francesco da Paola. L'amministrazione comunale le attribuì una medaglia d'oro e le intestò una strada. Inoltre nel primo anniversario della morte, nella cappella di San Francesco da Paola in S. Andrea, venne murata una lapide a suo ricordo, M. Ruggero, La Gazzetta del Mezzogiorno, gennaio 2002.